Allora, ti ringrazio intanto per aver accettato il mio invito a partecipare a questo show, a questo quiz, molto semplice. Poi ti spiegherò bene le regole. Facciamo una prova audio, così ci presentiamo. Ti chiedo di dire chi sei, cosa fai e da dove vieni. Allora, io sono Sara, in arte Sars, sono una batterista. Tu prima hai detto che sono una modella, non mi ritengo abbastanza... È la concorrente dopo di te. È molto bella, è la concorrente dopo di te che è una modella, quindi sono pensato le due concorrenti. Ok, sono una batterista, vi saluto tutti, nient'altro. Tot. Gol, no, post. Nella prima manche. Facile, facile, facile. Totti Tattiote. Ciao Giada, ben arrivata. Dei personaggi. E li dico veloci perché sono facili, facili, facili. Come le parole. Primo personaggio. Tate Tatutia. Tate Tatutia. Tatita. Totta Tita. Facile. Totta Tita. Mona Lisa. E la risposta è esatta. Mona Lisa, 100 punti, 100 punti. Io direi di iniziare a preoccuparti. Bravo, facile. O preoccupati. Tatita Tottetia. La Divina Commedia. La risposta esatta. 100 punti. Questa era proprio facile, facile, facile. O preoccupati, preoccupati, preoccupati. 200 punti portati a casa. Attenzione, seconda. Sì? Tito Tass. È facile. Ti chiederò di alzarti in piedi e cercare di imitarmi. E poi da casa, non sarò io a valutarti, da casa, in maniera coscienziosa, valuteremo i punti da darti. Non si vedeva 100, vediamo un po' qualche commento femminile. Allora, mi chiamo Giada e attualmente lavoro al GameStop di Lodi e sì? Faccio una commessa, un'umile commessa, e sono di Crema, quindi più o meno le due zone. Sì, sei di Monte, ecco. Quindi praticamente da dove vivo io sono 5 minuti in auto. Dove vivi tu? Benissimo. Nel tempo libero faccio un po' di tutto, perché scatto, mi poso come modella, sono una cosplayer, quindi vado agli eventi vestita da personaggio dei videogiochi o dei cartoni animati in base a quello che mi piace al momento. Ho pubblicato 3 libri fantasy, quindi sono anche una scrittrice e sono una gamer accallita. Crema. Tottetto. Tortello! E la risposta è esatta, tortello. E quindi 50 punti, perché è arrivato dopo il mio aiuto, li hai già portati a casa con la prima parola. E quindi... Sono stata bravissima. Senza neanche parlare. Quindi inizia seriamente a preoccuparti. Bravo Marco. Però poi comunque... Non c'ero arrivata. Marco è in testa alla classifica, lui ha 900 punti insieme a Luca Perrone e al giornalista Michael. Tatete o Tatu? Tatete o Tatu? Tatete o Tatu? Valerio Scanu. È la risposta, è esatta. Valerio Scanu, un grande cantante. Un grande. Leggerlo Jennifer Lopez, perché mi viene da dentro e mi sento più soddisfatta. Brava, brava, brava. Era Valerio Scanu, bravo, un grande cantante che invitiamo sicuramente a partecipare a questo quiz. Bravo Valerio e bravo ovviamente Giada, che fai 150 punti, quindi dove potresti arrivare, in quale posizione? E l'ha scritto correttamente, anche se c'è una maiuscola, ma le consonanti sono corrette. Era Galline in Fuga,
Non l'hai visto Gallina in fuga? No, no, ma neanche io, non l'ho visto neanche io. Però Simone Bombelli, preoccupati, risposta esatta. E... Ma non ti preoccupare, tutto può succedere. Anche per te c'è il bonus a sigla, a meno che tu voglia cantare. recuperiamo dopo. A meno che tu voglia cantare, però ho il bonus sigla. No, Allora, guarda, non credo proprio che canterò. allora va bene, Visto il che la bonus. ragazza l'hai fatta ballare, io ho detto, guarda, non me lo deve manco chiedere. Che sto La crollando, categoria è sempre generale, quindi non è è sempre esclusiva. titolo. Esatto. Ok. Tatote de tutitio. La notte del giudizio. E la risposta è esatta. La risposta è Ah. esatta. 100 punti. Questa è proprio facile, facile, facile. Inizia a preoccuparti. 250 punti li hai portati a casa. Però Quindi non non è capito male. il giudizio. C'è il VAR. È il VAR. Ecco. Ah no, non l'ho scritto con due O. Non l'ho scritto con. No, ti faccio ballare, è facile.